E buongiorno, siamo tornati. Avete visto nell'apertura i fan DC e quelli Marvel oggi cosa stanno facendo? Perché ho visto già l'esplosione ieri seguendo un pochettino della Snyder Cut Edition. Non l'ho vista, però vi svelo un piccolo segreto. L'ha vista Yobo, mi ha scritto tipo 20.000 messaggi, continuava. Piacevolmente mi ha chiesto: posso scriverti un messaggio? Sì, li ho letti tutti stamattina, ho ascoltato il suo audio. Lui era piacevolmente sorpreso. Lui era molto diffidente verso la Snyder Cut, ma era piacevolmente sospeso. Magari prima o poi la recupero. Noi siamo qui, dobbiamo finire il gioco, perché ci hanno detto: vai Isaac, vai verso la navetta. E andiamo. Andiamo a finire il gioco, a portare il marchio dove deve stare. Equipaggiamento non so come si è messi, ma scopriamo andando avanti. Ciao Luca, ben arrivato. Perfetto. Oggi quindi siamo in chiusura, il prossimo gameplay che porteremo sarà per l'appunto multiraggio, multiraggio. Sarà per l'appunto Halo 3, così finiamo la prima trilogia della Bungie di Halo. Poi partiamo con i due spin-off e poi Halo 4. Saltando sempre con Dead Space, magari ci infiliamo dentro anche un altro gioco, vediamo un po', esploriamo. Tanto poi continuiamo con quelli Marvel di lunedì. Questo lunedì non solo, certo, no. Vi tengo aggiornati. Allora, un secondo, eh. Torno alle comunicazioni di servizio tra un istante. Maledettissimi. No, non inizia. Isaac, carica! Energetica. Isaac, siamo morti. Isaac si è messo di un male cane. Scappa. Andato. No. Andato, vai. Bravissimo. Cioè, io non so come fanno a schivarli, se sono io ci avrò leso. Carica, Isaac, carica, dai. Quest'arma fa cagare. Cioè, non è possibile. Ho mollato il tasto molto prima. L'ho preso. No, erano uno contro uno, testa a testa. Ciao Carlos, benvenuto. Ciao Leonardo, benvenuto. Alcop e Dart Cene, benvenuti per la colazione con Dead Space. Buono studio, non ti preoccupare, grazie mille per essere passato qui. Poi oggi alle 15 giochiamo con gli abbonati a Battlefront. Vediamo quanti siamo oggi perché non lo so, ci sono parecchi che hanno impegni. Vediamo un po', al massimo trasformiamo la diretta in qualcosa di diverso. Allora, devo fare il recap di quello che vi stavo dicendo. Vediamo le munizie perché qui mi trovo questi tre, non ho più niente. Non ho un negozio in cui acquistarle. Vabbè, comunque quello Marvel non so quando la facciamo settimana prossima, dipende con le slide e se riesco a vedere Iron Man 2. Devo vedermi Iron Man 2, stasera mi vedo Falcon e Winter Soldier, Braccio di Ferro e Irone Volante. Dopo, tra poco esce, tra poco, il 4 maggio Bad Batch, quindi faremo anche le dirette su Bad Batch. Abbiamo molti appuntamenti che porteremo avanti tra una cosa e l'altra, Marvel, Star Wars, fantascienza. Ci sarà molto, molto di cui parlare con voi qui in chat, rivoluzionando comunque tutto quanto, perché come avete visto comunque le live Marvel hanno rivoluzionato il format che era Mandalorian, continueremo a farlo in Bad Batch. Ah, esatto, mi hanno rotto le palle sti qui. Qui c'è il negozio. Io adesso non mi oriento nemmeno più. Sì, qui dietro il negozio. Vado a comprare munizie perché uso la malplasma. Negozio. Rivenditore? No, non... Era qui. No, non era qui dentro. Non ci credo. Non ho il negozio. Non ci credo. Non c'è negozio, non c'è niente. Ma da qui li becco. Eccoli lì. Facciamo così, guarda.
Saltano fino. Oh sì, saltano. Carica, Isa, carica. Ce l'ho dietro. Cambiare. Vabbè. Andato. Ne rimane uno, dov'è? E ok. Un po' di strategia diversa, dai. Abbiamo affrontato uno alla volta, più o meno, tenendoli ben lontani, questi schifo di esseri, siete i peggiori. Andiamo. Si prosegue. Tra l'altro, che cosa sarebbero questi della nave? Dei radiofari, tipo? Perché sarebbe bello, è abbastanza realistico, quindi sarebbe bello riuscire a indagare bene la nave, cosa serve a ogni cosa. Salutiamo la USG Shimura che fino ad oggi ci ha accolto, ce ne andiamo. Andiamo Isaac, andiamo da Star Wars Oscar Isaac alla saga di Dune. Stai facendo la cosa giusta, Isaac. Ora siamo insieme, come abbiamo sempre desiderato. Sapevo che saresti tornato da me. Ora nulla potrà fermarci. Soluzioni alternative, capitolo completato. E Erna Play? No, l'ho detto all'inizio. Ciao, non ho visto la Snyder Cut, ma non la guarderò io. Guarderò Falcon e Winter Soldier solo perché dura 40 minuti. Stasera me lo guardo velocemente. Che poi tra l'altro, perché ieri ho fatto la diretta da Mattioschi e molti dicevano, siete di parte. Io ragazzi, qui lo dico... Isaac, usa una piattaforma e porta il marchio sulla navetta. Sì, lo porto subito, fammi finire che parlo qui ragazzi. Qui lo dico e lo confermo ragazzi, anche Endgame. Io l'ho visto al cinema e anche Infinity War, mi sono piaciuti con gli amici. Ma come vedere Justice League quando l'ho visto al cinema, con gli amici mi era piaciuto. Questo lo rivedrei volentieri al cinema e mi piacerebbe con gli amici. Da solo, prima che arrivasse Disney Plus, mio fratello ha detto, guarda, prestami il Blu-ray di Infinity War e di Endgame, me li guardo entrambi. Mi sono addormentato, la prima volta al cinema è un conto con gli amici, sennò io crollo sul divano, sarebbe lo stesso vedermi la Snyder Cut, sono film che da solo ragazzi non riesco a vedere, se mi guardo un film da solo, appunto su film più impegnati, come ad esempio ho visto qualche giorno fa L'ora più buia di Churchill, con il grandissimo Gary Oldman, quelli sono i film che mi piace vedere da solo, sul divano. Supereroi mi piaciucchia vederli qua e là, però in compagnia un contesto. Da solo ragazzi in quarantena nei film di supereroi mi trovate crollato in poco. Se non qualcuno, c'è qualcuno che me lo guardo ancora volentieri da solo, ma raro. Se durano troppo poi mi accoppano. E 4 ore... sono più che troppo ragazzi, già Watchmen, ce l'ho in Blu-ray Watchmen, perché comunque non sono un detrattore di Snyder, qualcosina mi è piaciuto dei suoi lavori. Watchmen ce l'ho in Blu-ray, ma lo vidi al cinema, non ce l'ho mai più fatta finirlo in Blu-ray. Intanto mi guardo qualche scena, incipit, bellissimo, geniale, con The Time We Are Changing di Bob Dylan, bellissima introduzione. Vabbè, il resto un po' faticoso da digerire. Sono gusti poi, c'è chi piace effettivamente i film lunghi. Io sapete che manco le serie TV riesco a seguire perché sono troppo lunghe per me. Andiamo. Ah, il marchio. Dove sta il marchio? A questa indietro, va bene. Solita telecinesi. Ma non nego che 4 ore possono sembrare 2, anche Iobo me l'ha detto. Però sono sempre 4 ore. Sono andato a dormire ieri alle 3 di notte quasi, 2-3 di notte. Io ragazzi alle 11 ero già morto nel letto. Cioè, dovrei iniziarlo il pomeriggio presto. Sono comunque 4 ore, cioè devi avere il tempo, anche se percepite sono di meno. Sono 4 ore della vita. Prendi il marchio e poggialo qui. In onore... di Zack Snyder,
non era una parculata, ma effettivamente onoriamo che ti sia riuscito. Io sono felice perché sei riuscito, sono felice che sia piaciuto Monty, perché allora mi confermate che comunque è piaciuto. Ho visto un po' la live dei ragazzi ieri, dipende sempre con che contesto lo guardi, cioè ripeto, se vuoi cercare i difetti o il pelo nell'uovo, ok, è come quello che elogia troppo, c'è cioè quello che critica tanto, in una live di gruppo poi è diverso, cioè si è più cazzoni, cioè sei lì un pochettino per ridere con gli amici, anche io con i film Marvel che tutti elogiano, con i miei amici li paraculiamo dalla mattina alla sera, non vuol dire che non ci piacciono. Cioè se dovessi fare una live con i miei amici durante le visioni dei vari film, siamo lì anche noi a criticarli, ma è un modo che si fa, non so se avete mai visto Community, quando loro guardavano i film per criticarli, è un format, un gioco con gli amici se vogliamo. Loro contavano in slow motion, qualcuno si è offeso, ma l'avrei fatto anche io, abbiamo fatto tanti di quei giochi, abbiamo visto una volta Twilight, 1, 2, 3, contavamo quante volte Edward diceva, 4 poi, perché erano tanti visto gli ultimi due, contavamo quante volte Edward dicesse, bella, no, che chiamasse la sua amata bella. Cioè sono giochi che si fanno con gli amici, indifferentemente dal film, poi ovviamente con gli amici si guardano film più leggeri di intrattenimento. Isaac, devi riportare il marchio nella camera del piedistallo. Usa la piattaforma per portarlo qui e mettilo sul piedistallo. Rimetti a posto ciò che è stato preso e rendici di nuovo uno. Che palle questo uno. Giocatrice di uno. Non ci credo, mi manca pochissimo per l'armatura. Non finiamo, o finiamo il gioco. Forse sì, con l'armatura figa, vediamo. Sì, lo finiamo. E ho chiuso il menu. E non ho visto bene quella di Rob. So che l'ha fatta da solo. So che Rob Irani ne ha parlato bene. Vediamo l'armatura. Ma ripeto, poi ragazzi, sono gusti. Cioè, a me, francamente, non arrivano i soldi se vi piace. Non mi arrivano se non vi piace. E non sono così appassionato da difenderlo, da detrarlo. E semplicemente sono curioso di vedere cosa porterà. Spero che non sia un precedente. Bello Isaac, tutto pompato. Siamo al top, l'ultima armatura presa. Livello 5, compriamo le munizie e andiamo avanti. Procediamo. Mentre Daniele, siamo all'ultimo livello. Abbiamo parlato il marchio sul pianeta finale. Fammi comprare munizioni al plasma. Vai Isaac, tutto questo, punta, bravissimo, tutto lì quello che hai, speriamo di avere la vita, speriamo di avere la fortuna e si prosegue. L'importante ragazzi, per i film, qualunque film guardate, che vi piaccia o meno, a me piacciono tante, tante stronzate, lo ammetto, che, di cui sono fan, molti direbbero no, ma come fai ad apprezzare quello? Andiamo subito a vendere il semiconduttore. Però è le emozioni che vi lascio. Io ho studiato arte, ragazzi. Ho studiato arte al liceo, sono andato tante di quelle volte alla Biennale di Venezia e c'è, io adoro l'arte concettuale. C'era ad esempio questa opera d'arte che semplicemente era il rumore di una goccia. Tu sentivi questo rumore di una goccia con l'eco, andavi a cercare. Arrivavi lì, che cos'era? Era una fontana da cui cadeva una goccia dentro un coso di plastica. Quindi la cavolata, cioè c'erano professori che dicevano questa non è arte, invece c'erano altri professori che erano d'accordo con me, no, è arte concettuale, cioè ti spinge alla ricerca, a cercare di capire cos'è e quindi ci dietro un'idea. Però bisticciavano i professori, c'era uno che diceva no, questa non è niente perché l'arte deriva effettivamente da arto, creare, artefice, e questa qui non è, però è arte concettuale che arriva dalla mente, la mente comunque ha concepito un'idea, quindi dibattevano, cioè ci sta sempre, i critici dibattono sempre, i professori mi hanno sempre fatto ridere al liceo artistico, quando volevano spiegarti una cosa litigavano fra di loro, e quindi sono abituato, quando produci qualcosa ci sono sempre dei detrattori e persone pro. Sono il sergente Newman, T-Sec, abbiamo perso tutte le navette, una di loro è decollata, poi è rientrata e si è schiantata nella stiva, ha ucciso 200 persone e ha distrutto tutte le altre navette, se qualcuno mi sente non tentate di atterrare, non atterrate! Ha fatto una strage, è arrivato con la navetta, ha fatto fuori 200 persone. Non tentate di atterrare.
Non è andato un gran bene a loro. Ah, c'è una batteria tra l'altro, no? Eccola lì. È quella? Medpack. Questa, perfetto. Guarda che la prendo. Open. Yes. Che palle. Perfetto. Vendo il semiconduttore. Andiamo con... Come cavolo si chiama? I nodi. Così ci curiamo un poco. Dov'è? Semiconduttore d'oro. Ecco. Sì, mi acquisto un po' di munizioni impulsi, quelle che riesco. Va bene, non fa mai male averle. Tra l'altro, che ricordo del 2 di Dead Space, ho la guida a casa dei miei. Magari se riuscirò tra zone rosse e altre a passare dai miei, vedo di prenderne la guida. Che magari sai, boh, la teniamo, l'ho già giocato al 2, quindi non è che mi spoilero. La teniamo sott'occhio, vediamo un po' i consigli, sarebbe carino. Perché del 2 la sicurezza al 100% della guida, di averla. O di quello, prototype, Max Payne 3, le collezionavo un po' i tempi. Punti ferita 3, perfetto, non arriviamo al massimo della tuta, però una tuta di livello 5, potenziata al quarto livello, ci sta, mi piace. Why not? Curato al massimo, perfetto. La stasi non l'abbiamo. Andiamo invece. Ecco, Herman Play. Mi ha scritto infatti il maestro Yobo. Mi fa: guarda, devo dire anch'io che Cyborg come lo ha reso bellissimo. Ci sta. Quindi quello allora me lo confermate anche voi. Mi ha detto Cyborg ha fatto un cambiamento da così a così. E infatti mi ha scritto proprio: Guido non è uno stronzo. Mi ha scritto così Yobo. Chi è che ruggisce? Carissimo. Noi polpi ci riportiamo dietro ormai. Oh! No, è qui! Ma va a cagare! Va bene. Finito, o si muove perché mi si è incollato, perché... No, ok. Vai con la batteria. Dov'è? Qui, eccolo qui. È anche bello il marchio, questa è una riproduzione, hanno detto. Ce l'hanno ricreato sulla base di quello originale. Quindi è creato dal governo umano. Tenete aperte queste porte qui, per favore. Vai, Isaac! Io premo qui. Ok. Un brutto presentimento, eh? No, non c'è niente. Tanto dovremmo essere qui più o meno sulla colonia. Probabilmente uno dei primi hangar barra laboratori. Vediamo già che la struttura è molto più ampia, molto più grande e si differenzia per alcune cose. Tranne che, come vedete, ha cominciato a distruggere le biodiversità. Allora, no, andiamo a vedere cosa abbiamo qui. Stasi, ecco che mi serve, me la ricarichi. Perfetto, muchas gracias. Ricarica. Faccio un esplor. Ecco. Blocco di quarantena attivato. Forme biologiche ignote presenti in zona. La sicurezza è stata allertata. Lockdown. Non l'ho mai vista sicurezza, mi spiace. Skynet. L'unica sicurezza che conosco è il mio blaster, la malplasma. Andato. Grazie. Uno è andato. Quanti sono? Dove sono? Oh! Braccine. No, c'è anche il piccolo. Bravo, rimani lì un attimo. Ok,
coraggio, bravo. Sto in movimento più che posso perché non capisco dove arrivi. Braccio esplosivo e là. Ho visto uno che di quelli che spara. Eccolo là, no! Cazzo! Molla lì! Non ti avevo visto, Dove sei salito? Farabutto. Vai, Isaac. Ancora. No, dov'è? Eccolo là. L'ho mancato quasi sempre. C'era un altro? Sì, eccolo qui. Barraccino. Bravo, che hai fatto. Prendi. Credevo più lontano, onestamente. Oh. Ah, non sono morto. Mi sono preso di un male. Vai, Isaac, battagliero. No, inizia. Perfetto. Come? Dove è andata male? Siamo ancora in lockdown? Zona rossa? Oh, Skynet. Grazie mille, ho sentito un bel suono, vediamo, eccolo qui. Giulio 501, grazie mille per lo streaming. Per lo stream, com'è che si dice? Per l'host. Ride. Ma io posso comunque spostarlo. Siamo bloccati, non c'è più nessuno, alzo il ponte. Arriveranno a combattere, quindi mi muovo meno. È caduto questo, pensavo fosse un nemico. Stavo scappando. No, fermati. Eccoli, bravo Isaac, spacca su tutto. Si è bloccato. Maledizione. Ah, ecco cosa serve la stasi. Ponte attivato. No, non dirmi che l'ho tipo messo in un bug. Eh sì, penso di sì. Allora, facciamo di nuovo indietro un attimo, perché a quanto ho capito esatto, cioè io l'avevo fregato completamente, solo che c'è stato il bug perché il ponte voleva venire giù a tutti i costi. Vabbè, avevo risolto a modo mio. Ci stava, Cioè, anche perché la stasi non servirebbe a niente, cioè, hai tutto il tempo che vuoi questa volta. Anche tu cadi, immagino. Blocchiamoli tutti. Vai, Isaac! Tra l'altro, dove va a portarlo? Di là ancora. Ok. Vieni, caro. No. Non uscire dai binari. Chi c'è? Oh, c'è tu. Non male. Semiconduttore, cos'era? Eccoli qui. Sei mancato. No. Bravo, Isaac. Sangue freddo. Di qua devo portarlo. Ah, ok. Quindi questo è cos'è? A cos'è che serve? Ad alzare questo perché? Hello there, benvenuto! Ah, si dice host. Grazie Giulio, poi... Io sapete che mi invento un po' i nomi. Giusto per intrattenere, creare un po' di novità al contenuto. Andiamo! Ok, se ne va. E però il blocco. No! Eccolo, braccio di ferro. Braccio di ferro, il marinaro.
Salta. Scudite per favore. Quarantena annullata. Sì. Meno male, si può. Oh. Plasma. Si può uscire di casa. Allora immagino mi serve crediti, assolutamente, mi serve ancora la stasi. Poi spero di ricordarmi, vabbè che andrò a salvare finito questo pezzo, quindi il salvataggio che ho là ha ugualmente il negozio. Spero di ricordarmi di comprare le munizie perché le ho finite tutte, tutte fatte fuori. Ho speso tanto di quel denaro per le munizioni e le ho già finite. Herman Play, l'altra Repubblica sì, ma infatti io lo sto già seguendo. Adesso non so se lo vedete perché non mi vedo io. Questo sono a metà, quasi al secondo atto. Ci sto mettendo un po' perché non ho molto tempo e la copia è in inglese, quindi la lettura è meno fluida. Poi io leggo ad alta voce, quindi è ancora meno fluido, effettivamente. Ci sei quasi, Isaac. Ripristina l'energia sui ponti e fai passare il marchio in questa zona. Cerca una postazione di controllo in fondo alla galleria di manutenzione. E sono molto interessato e anzi vi dirò di più. Che palle. Dov'è che... Cioè, da là mi prende. Va bene, andiamo a distruggere il mostro base. È molto strutturata bene. Veramente bene. In più, Yoda è citato e basta, perché sarebbe in viaggio con degli angli in Padawan e lo si vedrà di più nei fumetti. Ma c'è tipo Yarel Puff, quello che sembra un caminoano in episodio 1. Abbiamo altri Jedi che comunque vediamo nei prequel e sono curioso di vedere effettivamente sì. Ah, dov'è l'altro? Il loro cambiamento, perché qui percepisce un pochettino il loro cambiamento. Sono molto potenti e hanno dei poteri oltre ciò che ci hanno abituato. Aspettate, ora riprendo il discorso, Non è ancora morto, c'è ancora dei tentacoli. Pulizia, ragazzi, perché... Quanti tentacoli hai ancora? Uno, andato. 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 Sei l'ultimo. Andato. E concettualmente molto interessante, non so quanto la seguirò, ovvero i fumetti, come vi ho già detto, appena esce in italiano, adesso stanno uscendo, hanno iniziato a uscire, non so, sono arrivati numero 3 forse in America, non ricordo bene, eccolo in negozio, non ricordo bene, come quando usciranno i primi 6 in Italia fanno dalla Panini l'albo che racchiude i primi 6, lo leggerò i primi 6, non so se poi andrò avanti. E anche i romanzi, ad esempio quelli Young Adult, provo a leggere il primo, Prova di Coraggio, Test of Courage di... come si chiama l'autrice? Non mi ricordo più il nome, comunque leggerò il suo, poi quasi certamente mi concentro su prodotti più adulti. Questo di Charles Soule mi piace perché è l'incipit di tutto. Ha avuto, come aveva detto Giorgio di Star Wars Libri and Comics, all'inizio finisci il primo atto che è 2-3 capitoli di troppo, inizia a essere un po' troppo lungo lì, ma non è per niente male, anzi avrei voluto vedere molte cose qui nei sequel piuttosto. Diciamo che può riaccendere la passione in molti. Qualcun altro dirà sono troppo esagerati, perché fanno delle cose descritte che effettivamente sono fuori dagli schemi a cui siamo abituati, superiori perfino ai sequel. C'è da dire che siamo in un contesto letterario fumettistico, abbiamo visto anche in The Clone Wars cose, o in Rebels cose che sono abbastanza più potenti rispetto al film, quindi è anche il format che cambia molto. Perché dovrei andare di qui?
È tipo un tunnel. Stai buono, stai buono lì. Buono. Buoni. Buono. Ho capito, ma quanto cavolo sei tosto? Ecco. Andiamo nel tunnel. Sono fuori dal tunnel. Di divertimento. Eccoti qui. Divertiamoci. Urlatore professionista. Altri nemici? Ti sballa a sto ponte, cavolo. Non me lo ricordavo ci fosse ancora questa parte. La pensavo nel 2. Salta, bravo Isaac. Tra dorsi tagliati, braccia e tutto, saltaci dentro. Splendore. Tanto ormai sei abituato. No. Presa. Stasi. Non capisco mai. Ah, stasi anche qui. Quando siamo in gravità zero, è comunque il respiro affannato. E sembra che gli manchi l'ossigeno. In realtà l'ossigeno poi c'è. Perché non stiamo andando in mancanza di ossigeno. Gravità. Infatti mi cade in testa il mondo. Si attiva a rilento? O non è la gravità, ho sbagliato io. Energia ho attivato. No, niente, la gravità non c'è allora. Si torna indietro. Ah, la ventola ho attivato. Cosa fa la ventola? Andiamo! Si vola. Ah, ecco cosa fa la ventola. Attiva le pale. Vai! Ancora. Seguimi. Quanti sono? Vieni, vieni, vieni con me. Vai. No, Isaac di qua. Bravo, seguimi. Si tagliano. Bruciamo le dita. Perché almeno non passino. Così poi mi seguono appena si riattiva. Slalom. Opla. E dov'è il pavimento? Ah, qui. Apri. Oh, kit medico grande, quanto ho di vita. E vai, non sono passati. E ne uso uno piccolo che non ho. Uso un modulo di stasi e mi prendo questo. Andiamo. Si prosegue. Questa parte è stata un po' così, eh. Oh, vi rispondo subito, c'è la bestia, adesso arrivo. Comunque sì, Herman Play, gioco da PC. Oh, aspetta, stai lì buono. La stasi comunque, fa schifo. E ogni volta non riesco a prenderlo la schiena. Gioco da PC, un tempo ero giocatore sia di Xbox che di Play 4. Ho sempre detto, no, io PC lo uso solo per lavorare. Non giocherò mai PC. Effettivamente per ormai... Oddio, Isaac. Curati, curati, ti vedo un po' pallido. Ormai è molto più comodo per me giocare da PC. Finito le munizioni. Dai che scende, bravo Isaac. Disintegra. Senza pietà. È crollato, no? Ora è crollato. Oh, il nodo, è vero che loro hanno il nodo. Non mi ricordo mai che bestioni tengono i nodi nascosti. Quella parte era un po' vertiginosa effettivamente. Anche a me mi ha fatto venire un po' di mal di testa. Più che mal di testa è come quando vai in barca, il mal di mare, è tutto un giramento.
Allora, dobbiamo... prego, grazie. Dobbiamo rispostare avanti il marchio. Ah, di là, sempre dalla parte contraria sono. Tira su. Stoppa. Borraccino cinetico. E andiamo, marchio. Andiamo. Yeah. Fermo. Parlo di là, si fermi. Perché i comandi li fanno sempre dalla... cioè per far perdere tempo gli ingegneri. Blocco. Lei stop. Traffico. Vada, al verde. Prosegua. Prosegua. Andare. Andare. Aspetti lì che torno. Ah, salvo già qui la partita. Aspetti che devo chiamare la base, chiedere se possiamo proseguire. Mi hanno risposto di sì. Stia qui, controllo generico, controllo. Opla. Aspetti, documenti, prego. Attivato, mi dice che sì, stiamo controllando. Codice identificativo 908-12-342, corrispondenza. Diamo la corrispondenza, può andare. Oh, ho preso la craniata, scusi. Vada, distrugga tutto e vada. Oh, ma quanto è lunga sta parte? Nemici? Sicuramente non amici. Tranne ieri il Glee Club che cantava i canti gregoriani. Non erano troppo amici neanche loro. Però amici in questo gioco. L'unico poverino. Ah, di qui devo. Ah, tutto il giro fino all'uscita. L'unico amico poverino è morto. E ha detto: Isaac, vattene senza di me. Neanche due secondi è arrivato lì. Finito. E poi per metà gioco io non mi ricordavo, ho creduto fosse il traditore, quindi è stato un amico poverino, è andata male la nostra amicizia. Guarda che schifo che pulsa, è orribile. Ma caricati, stasi. Allora, ho di là un nodo energetico che andiamo a prendere qui a raggio, magari carichiamole che adesso arriveranno sicuramente. Di questo non nulla. L'onda energetica è 4, plasma a 20. E vuoto. Ah, non è vuoto. E qui c'è qualcosa che non abbiamo ancora visto. Va bene. Bravo Isaac, solo tu riesci a calciare in questo modo. Insegnami. Insegnami la tecnica nel mancare sempre le casse. E di riuscire anzi a fare un pallonetto e tirarle in testa. Ah, ok, no, no, va bene. Mi sono perduto. Tiriamo su lì e avanziamo. Mi scusi l'attesa, marchio, sono tornato. Bravo, si è posti lì. Può proseguire. C'è anche la freccia, ti dice, vai di là. Andiamo, andiamo di là. Queste porte maledette, quanto odio le porte. Marchio? Un grana la marcia. Dovremmo tornare più o meno qui verso l'uscita. Abbiamo fatto un giro stranissimo, però livello di logica. Eccoti Verial, bentornato, eccoti qui. Sei arrivato prima. Eccolo anche Trampot. Siete tutti qui ormai. Trampot e Verial. Ho visto che era la gara che è arrivato prima, qualche secondo di distacco mi sa. Eccolo qui carissimo, e ti vedo in forma, molto in forma. Aspetta che mi carico, perché andare a casa ospiti di altri senza munizioni non è mai gradito. Adesso arrivo lì, facciamo due chiacchiere. Aspetta, mi carico anche le armi, che si sa mai, pura cortesia. Ti invitano a colazione in questo caso, perché è presto, stiamo giocando di mattina. Vai armato. This is America. Cavoli, tra l'altro, visto ieri. Oh, sta buono, eh.
Vai con la Kamehameha. E adesso vi dico cosa ho visto ieri. No, ce l'ho dietro. Ah, il bambinello a Satana. Oh. Isaac, ti prego. E non stiamo a far cazzate ora. E le stiamo a fare, Isaac, le stiamo a fare. Complimenti, Isaac, complimenti. Dov'è il bambinetto? Bambino? Oh, bambino! Ok. Mi fai parlare un secondo? Ieri ho visto un episodio di Atlanta, ragazzi. L'ansia, al solito Atlanta ridi, c'è qualcosa che ti indigna. Effettivamente è una serie bella perché arrivi dalla risata all'indignazione, alla critica più ironica, sociale, quella più, diciamo, proprio che ti lascia qualcosa dentro. Ma ieri c'era questo episodio della seconda stagione, mi pare il settimo, un'inquietudine, 37 minuti, poteva essere un film horror, bellissimo, ma sono rimasto tutto il tempo con un'inquietudine vera, pura. Atlanta, ragazzi, top serie, perché veramente riesce a saltare, a sperimentare. Salta da un genere all'altro, lo fa in modo perfetto, mostrandoti l'America su alcuni aspetti, tra razzismo, eccetera. Veramente serie eccezionale, ragazzi. Serie veramente eccezionale. E non pensavo, ieri vedendo questo episodio, ho detto: ma che cosa sto guardando? Anche la mia ragazza è arrivata e fa: come che stai guardando? Atlanta. Ma come mai così? Non lo so, mi sta intrippando un casino, sono straspaventato e angosciato, ma bellissima questa puntata. Tra l'altro con protagonista Darius, in quella puntata, unico protagonista, che Darius è il mio preferito perché sta seguendo Atlanta. Musica di suspense. Guarda, ti porto come dono il marchio. Eccoli là, là sono le colonie, minerali, come vedete. Vediamo bene tutto il resto. Questo era tipo l'hangar dei laboratori. Per te. In dono, Sua Maestà Mente Suprema. Mi lasci vedere almeno come si sviluppa il gioco? La trama, no? Grazie, Isaac. Ho sempre creduto in te. Sapevo che saresti tornato da me. Siamo di nuovo uno, Isaac. Siamo di nuovo. Emergenza. Legami gravitazionali orbitali disattivati. Carico tettonico rilasciato. Impatto imminente. Evacuare subito la zona. Iniziate a capire un pochettino chi è che ha risposto prima, anche se siamo da soli. E qualcuno me l'ha chiesto: ma se sei da solo, chi è che ti parla? Ciclo di decontaminazione attivato. Isaac, sono io. Vorrei poter parlare con te. Mi dispiace. Mi dispiace per tutto quanto. Vorrei poter parlare con qualcuno.
Qui va tutto bene. Non riesco ancora a crederci. È strano, una cosa così piccola. Alla fine, tutto si riduce a questo piccolo oggetto. Non volevo che andasse così. Volevo davvero rivederti. Almeno una volta. Ti ho amato. Ti ho sempre amato. Molte voci, tra cui la stessa amata, la nostra amata, ragazzi, era tutto nella testa di Isaac. Cioè, siamo stati mossi dall'unica mente che ci ha detto di fare ciò, era tutto lì. Molte voci che Isaac ha sentito, stava impazzendo. Infatti, come vi ho sempre detto, noi non lo vediamo sotto l'elmo, ma lui molte volte è impanicato. Adesso abbiamo visto la reazione, che è proprio fatto così, ed è l'emozione più vicina che riusciamo a cogliere. Le altre le cogliamo meno.